Ciao a tutti, sono Giovanni Bellino, ingegnere meccanico e collaboratore di diverse associazioni che promuovono progetti a sostegno delle persone con disabilità. Oggi parleremo della ventilazione non invasiva, o NIV, una tecnica per il trattamento di pazienti con insufficienza respiratoria e dell'interfaccia che uso per farla. Questa tecnica di ventilazione artificiale, che richiede l'uso di un respiratore, si avvale di una maschera o una pipetta come quella che sto utilizzando ora. Quindi, sfatato il mito che sia un narghilè per darmi le arie da influencer, entriamo più nel dettaglio su come funziona questa tecnica. In sostanza, viene usato un respiratore per inviare una pressione positiva nelle vie respiratorie del paziente tramite maschere o altre interfacce, facilitando così l'ingresso dell'aria nei polmoni. Tutto questo però, in base alle esigenze del paziente, può avvenire con diverse modalità, fra cui le più comuni CPAP e BiPAP. La CPAP mantiene una pressione costante nell'aria inspirata ed espirata, mentre la BiPAP fornisce una pressione positiva durante l'inspirazione e una pressione positiva più bassa durante l'espirazione. La NIV può essere utilizzata in molte situazioni diverse di insufficienza respiratoria ed è una valida alternativa alla ventilazione invasiva. Tuttavia, il suo utilizzo può essere impedito da altre considerazioni cliniche, come ad esempio la difficoltà di indossare una maschera o interfacce simili per molto tempo. Quindi può essere utilizzata solo dopo un'approfondita valutazione medica, sia sotto l'aspetto puramente respiratorio che in funzione di altre esigenze. Infatti, l'insufficienza respiratoria non solo provoca mancamenti d'aria o un maggiore senso di affaticamento, ma può mettere in difficoltà anche altri organi, come ad esempio il cuore. La NIV, rispetto alla ventilazione invasiva, permette di ridurre il rischio di complicanze come l'infezione e il danno polmonare, e quindi di migliorare la qualità di vita del paziente. Tuttavia, usare per molto tempo una maschera o un'interfaccia sul viso può causare delle lesioni da decubito, mentre interfacce come la mia richiedono l'uso di diversi movimenti facciali. Quindi, in certe situazioni, non si può applicare. Ricapitolando, l'uso corretto della NIV richiede un'approfondita valutazione medica e il rispetto delle prescrizioni ricevute senza dannosi fai da te. L'impiego di maschere e interfacce che si adattano alla forma del viso del paziente in modo che non ci siano imprevisti sfiati d'aria ed eccessive pressioni sul viso. Cambiare negli intervalli di tempo previsti maschere e interfacce, filtri e circuito di collegamento sia per questioni igieniche che per mantenere alta l'efficienza della terapia. Se necessario, usare durante la giornata maschere o interfacce differenti, sia per cambiare le zone di pressione del viso che per venire incontro alle diverse esigenze che si hanno durante la giornata. Far monitorare periodicamente l'andamento della terapia da personale medico qualificato, in modo che possano effettuare in maniera tempestiva eventuali correzioni. Arrivati a questo punto, possiamo dire a grandi linee che uso una NIV con modalità BiPAP in tutto l'arco delle 24 ore, usando come interfaccia la pipetta quando sono sveglio. Quindi possiamo ben capire in quale contesto si può applicare questa soluzione e il suo principale limite, vale a dire la necessità di dover essere svegli per poterla usare.
Questa esigenza nasce dal fatto che io inspiro l'aria alla pressione imposta dal respiratore solo se mi avvicino alla pipetta e aspiro, mentre con la classica maschera decide tutto il respiratore. Un simile funzionamento è permesso da appositi sensori del respiratore, i quali, monitorando il flusso d'aria tramite l'equazione di Bernoulli, riescono a stabilirne i parametri fisici. Quindi il respiratore emette continuamente un flusso d'aria molto debole e appena qualcosa ne cambia i parametri, come io che aspiro, porta il flusso d'aria ai parametri imposti dai medici. Di conseguenza, ad essere pignoni, possiamo dire che non si tratta di una BiPAP pura e che il respiratore deve essere predisposto per questa modalità. Il vantaggio principale di questa interfaccia è l'assenza di contatto con il viso, che riduce sensibilmente il rischio di lesioni da decubito. Inoltre, questo consente di parlare in maniera più naturale e di conseguenza diventa più semplice bere e mangiare senza togliere l'interfaccia. Tra gli svantaggi, invece, a parte la già discussa necessità di usare il sistema quando si è svegli, c'è che utilizzarla durante un viaggio in auto potrebbe causare delle lesioni, magari per una frenata accidentale. Di conseguenza, se aggiungiamo che per usarla serve poter fare certi movimenti del collo e del viso, resta un sistema non utilizzabile da tutti e che richiede valutazioni mediche. L'interfaccia fisicamente è costituita da un braccio snodabile, fatto in plastica rigida nera e collegato con un mandrino allo schienale della sedia. All'interno del braccio, invece, passa il circuito che collega il respiratore con la pipetta, che come quest'ultima è fatto in plastica vegetale, che nei primi giorni di utilizzo odora di liquirizia. Bene, siamo arrivati alla fine del video e se sei interessato agli argomenti di cui parlo, ti invito a fare tre semplici ma fondamentali operazioni. Iscriverti al canale, spuntare la campanella di notifica e mettere un like al video se ti è piaciuto. Grazie per la tua attenzione e ci vediamo al prossimo video.